Quello del 2014 sarà ricordato come un ferragosto di fuoco sull'isola d'Ischia, dove parte dei comuni di Forio e Serrara Fontana sono stati interessati da un incendio di vaste proporzioni che per tutta la notte ha causato ore di apprensione e di paura, soprattutto nelle zone dove sono presenti le abitazioni. Una nottata di paura per coloro che hanno visto lambire dalle fiamme le proprie case e di rabbia per migliaia di isolani e turisti i quali a distanza di chilometri assistevano impotenti alla distruzione di un'importante porzione di patrimonio boschivo dell'Isola Verde che andava inesorabilmente in fumo, e se il peggio è stato scongiurato è solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e dei volontari che hanno raggiunto le zone interessate dalle fiamme. La presenza del forte vento avrebbe potuto scatenare la mano di uno o più piromani, ecco perché l'ipotesi più accreditata sembra essere quella del dolo, considerato anche il fatto che le fiamme si sono sviluppate di sera in punti diversi e distanti tra di loro. Alle prime luci dell'alba l'allarme è completamente rientrato e l'incendio è stato domato. L'isola d'Ischia si lascia così alle spalle una notte di fuoco, fiamme apprensive.